Isola 2018, i naufraghi contro Bianca, è una manipolatrice. L'edizione 2018 del cancelletto Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset, video virgola in onda ogni lunedì su Canale 5 in prima serata, condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Stefano De Martino, è l'edizione più controversa di sempre. Infatti, ignorando completamente ciò che il pubblico da casa aveva deciso con il televoto, sono ritornate sull'isola Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, oltre agli altri due già eliminati Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Le due ex naufraghe si dicono contente di aver avuto l'opportunità di ritornare in Honduras. Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Paola Di Benedetto e Filippo Nardi contro Bianca Alzei. Successivamente, l'argomento finisce subito sulla cantante di origini sarde cancelletto Bianca Alzei con le due ex naufraghe ritornate in Honduras, video, che commentano con Paola e Filippo come il comportamento di Bianca sull'isola sia percepito in Italia come molto scorretto. Ma non finisce qui, infatti le donne rincarano la dose e affermano che Bianca Alzei è come un uccellino in gabbia che ha bisogno che ogni settimana qualcuno se ne prenda cura. Invece, Filippo Nardi è ancora più duro affermando che Alzei è una manipolatrice che sfrutta le persone in base alle circostanze. Anche la Capriotti afferma che Bianca passa come una vittima e invece non lo è. Cosa succede invece su Playa Uva? Intanto, su Playa Uva dove attualmente si trovano tutti i naufraghi, Francesca Cipriani non ne può più di stare attaccata alla corda con Bianca, in quanto si rifiuta spesso di alzarsi la mattina presto come invece fa la cantante di origini sarde, ex di Max Biaggi. Inoltre, per evitare ulteriori sanzioni come la settimana scorsa quando Paola e Bianca hanno violato il regolamento, Alessia Mancini, video. Si lega lei a Bianca, in attesa che la Cipriani si svegli. Proprio riguardo a ciò, Elena Morali non la prende benissimo e molto acidamente afferma che la Mancini non fa nessun sacrificio, in quanto sta sempre insieme a Bianca. Successivamente sull'isola, Elena Morali si sente di nuovo male e viene anora trasferita al centro medico per ulteriori accertamenti. Ma per come si sta comportando sull'isola la Morali l'unico davvero dispiaciuto della situazione sembra essere Simone Barbato. Inoltre, i naufraghi hanno fatto la prova settimanale per stabilire il maggiore e il peore durante la diretta di lunedì, Franco Terlizzi e Francesca Cipriani si sfideranno per non diventare il peor, mentre Jonathan e Rosa Perrotta si sfideranno per decretare il maggiore della settimana.